Ciao miracoli! Benvenuti in questo video di EFT Tapping dedicato alla trasformazione dalla paura al coraggio. Ok, cos'è innanzitutto EFT Tapping? È una potente tecnica che attraverso i picchiettamenti di alcuni punti corrispondenti ai meridiani della medicina tradizionale cinese va a desensibilizzare, togliere, trasformare, lasciare andare alcune cose che nella nostra vita non ci piacciono. Allora, anche se questa tecnica può sembrare un po' strana, ti chiedo di approcciarti con una mente aperta e libera, no? Perché forse è meglio fare una piccola tecnica un po' strana piuttosto che portarsi appresso questa paura. Ma prima vediamo nel dettaglio che cos'è questa paura. Se vuoi intanto puoi iniziare a picchiettare su questo punto, perché picchiettare significa intanto entrare dentro se stessi, conoscersi, ascoltarsi. Quindi ti chiedo di picchiettare questo punto e sentire ed ascoltare le mie parole. Allora, la paura innanzitutto è un grande dono, no? Probabilmente senza la paura non saremmo giunti fino a qui, no? È un grande dono di questa evoluzione. Oh, immagina l'essere umano senza la paura. Magari si sarebbe bruciato con il fuoco, oppure sarebbe finito tutti dentro a un burrone. Quindi la paura è un grande dono. Però c'è da dire anche che in questa società moderna, in questa evoluzione, in questa trasformazione tecnologica, di tutto questo grande e meraviglioso benessere, c'è meno motivo per aver paura. Oppure no? Non c'è più un leone che ci sta per mangiare, non c'è più un pericolo imminente e tante volte si ha perfino la paura della paura, la paura del cambiamento, la paura di uscire, tante paure differenti, quante paure ci sono, la paura di fare un esame, no? E qual è la tua paura? Qualsiasi sia la tua paura, oggi faremo insieme un esercizio di EFT tapping per poterla trasformare. Allora, di cosa si ha paura? Si ha tendenzialmente paura di quello che non si conosce. Ok, se ti dicono che dentro una stanza buia c'è un ragno, tu probabilmente non ci entrerai. Ma se a un certo punto accendi la luce e ti accorgi che il ragnolino era così piccolo, cosa succede? Che riderai di quella paura che avevi. E molto spesso noi abbiamo delle paure che sembrano dei mostri giganti, ma che in realtà sono piccole così piccole. Allora faremo questo esercizio insieme ora di EFT tapping per permetterti di lasciare andare, capire, ascoltare questa paura, qualsiasi sia. Ok, allora quello che dovrai fare è semplicemente ripetere i miei picchiettamenti e le mie parole, no? Che fra poco faremo insieme. Ripetere questo esercizio che faremo insieme fra pochissimo. Ma ti dico già che la cosa che più di tutte uccide la paura è l'amore. L'amore è la cosa che disintegra la paura. Trasformare la paura in amore immediatamente la trasforma anche in coraggio. Ciao ciclista! Allora, l'amore è la soluzione, l'amore è la trasformazione. Ma intanto ora ripeti questi picchiettamenti e ripeti queste parole con me, ok? Anche se ho paura completa la mia frase dicendo quello che hai paura, anche se ho paura di questo, io vado bene così e mi accetto, mi amo e mi perdono completamente e profondamente. Ora dimmi dove senti questa paura, in quale parte del corpo, qualcuno nella testa, qualcuno la può sentire nel petto, qualcuno la può sentire nello stomaco, in quale punto tu stai sentendo questa tua paura.
ti chiedo di ascoltarla, sentirla, renderti conto se è un bruciore, se è un peso, se quale tipo di fastidio senti. E semplicemente magari puoi chiudere gli occhi e iniziare a profondamente ad ascoltarla. Entraci in contatto, permettigli di esistere, ascoltala. Ascoltala come se non fosse tua, semplicemente ascoltala. Semplicemente osservala, senza giudizio, senza pensare che sia giusta o sbagliata. E continua a ripetere con me, anche se ho questa paura che mi impedisce di, io vado bene così e mi accetto e mi amo e mi voglio bene, completamente e profondamente. E mi apro alla possibilità di lasciare andare, trasformare questa sensazione, più la osservo e più diminuisce. Ok, ora vai qui, ripeti con me, questa paura, io mi permetto di ascoltarla, mi permetto di accettarla. E anche se ho questa paura, io vado bene così e sono perfetta, sono perfetto così, esattamente come mi sento, con questa paura. Mi permetto di sperimentare questa paura, mi permetto di ascoltare questa paura, mi permetto di sentirla, di accettarla. Questa paura, questa paura, questa paura. Grazie paura. Questo è il punto paura coraggio. Picchiettaci un po' di più. Questa paura. Grazie paura che sei lì, che mi vorresti proteggere. Grazie paura che sei lì per proteggermi. Grazie paura. Grazie paura. Grazie paura che mi vuoi proteggere. Grazie paura che vorresti proteggermi da un pericolo. Ma ora ci rendiamo conto insieme che non ho più bisogno di te. Che non ho più bisogno di questa paura. Intanto è passata una macchina. Non ho più bisogno di questa paura. Troviamo un accordo, mia dolce paura, che sei nel mio corpo. Un nuovo accordo. Io ora scelgo di lasciarti andare. Scelgo di ascoltarmi, accettarmi e osservandola si trasforma. Più l'osservo, si trasforma. Scelgo l'amore. Io ora sono in amore. Metto l'amore in questa mia paura, perché questa paura vorrebbe proteggermi. Ma io scelgo l'amore, scelgo di amarla questa paura. E più la amo, e più ti si dissolve. Più amo questa paura, e più si dissolve. Fai un bel respiro. Ora picchietta questo punto e canta questa canzone con me, questo punto qui. Oh che bel castello marcondirondirondello, oh che bel castello marcondirondironda. Pensa alla paura e canta con me. Oh che bel castello marcondirondirondello, oh che bel castello marcondirondironda. Ok. Ok. Osserva la paura e ripeti con me. Io sono amore. C'è amore dentro di me e manifesto amore fuori di me. C'è pace dentro di me e manifesto pace fuori di me. C'è luce dentro di me e manifesto luce fuori di me. C'è amore dentro di me e manifesto amore fuori di me. C'è armonia dentro di me e manifesto armonia fuori di me. C'è coraggio, il coraggio della vita. Scelgo di vivere la mia vita con coraggio. Andare incontro ai miei desideri, perché il futuro è incerto. E quindi qualsiasi cosa non la posso prevedere. E scelgo di fare quello che amo. Smetto di proteggermi. Smetto di aver paura di soffrire. E scelgo l'amore. Ora. Fai un respiro profondo. Lascia andare. Grazie per aver fatto questa tecnica con me, che puoi ripetere più e più volte finché la paura non scende. E ti auguro di seguire il coraggio della vita,
e fare quello che più ami perché te lo meriti. E ti ricordo che se vuoi fare un percorso spirituale con me, molto profondo, scrivimi su Instagram in privato e ne parliamo. Buona luce in questa meravigliosa vita e ricordati che quello che hai è molto di più di quello che ti manca. Accorgiti di quanta luce c'è intorno a te, di quanto amore, di quanta bellezza, i fiori, i soli, i sorrisi. La tua vita è un dono, ok? A presto.